Una campagna forte, quella che ieri ha fatto sentire la sua voce attraverso i suoi 550 sindaci, giunti a Caserta per l'assemblea regionale dell'ANCI Campania. Su invito del presidente e sindaco di Caserta, Carlo Marino, al Belvedere di Salleucio si è individuata la risposta univoca dei sindaci campani da proporre al vertice nazionale di Bergamo del prossimo 22-24 novembre, al quale presenzierà il capo di Stato Sergio Mattarella. Grazie, buon lavoro. Ci sono 550 sindaci all'assemblea regionale di ANCI Campania che vogliono costruire sicuramente la prospettiva di stare insieme. Quindi le relazioni istituzionali, le relazioni delle comunità, il costruire dei modelli, delle best practices, sicuramente questa può essere la sede utopica di Ferdinando IV di Maria Carolina d'Asburgo, il luogo dove partendo da un'utopia reale si costruisce una prospettiva di comunità. La comunità significa la Campania e anche l'interrelazione culturale, sociale, turistica, economica delle nostre comunità sono fondamentali. Quali sono le emergenze sulle quali lavorare partendo da Caserta? Intanto oggi siamo qui per affrontare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per affrontare seriamente la crisi energetica, per mettere in campo proposte concrete per le nostre comunità, per costruire assolutamente dei modelli seri e credibili di proposte a mese. Ci aspetta un inverno complesso, articolato, abbiamo bisogno di costruire assolutamente più qualità amministrativa, più transizione digitale, più transizione ambientale, ma soprattutto la qualità del risparmio, dell'efficientamento che ci giochiamo nelle prossime settimane sull'aspetto energia, anche sulla qualità amministrativa, sono le condizioni per costruire una buona Campania e buone 550 comunità campane. 500.000 saranno nelle condizioni di non pagare le tasse. Noi siamo a Salleucio, che ha rappresentato e rappresenta uno dei luoghi iconici della presenza dei Borboni a Napoli, in Campania, esempio di come in quel caso una monarchia, in quel caso illuminata, abbia guardato all'innovazione all'epoca in maniera visionaria e lo abbia fatto anche con una visione sociale. Oggi questo luogo credo che possa rappresentare non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo significato, un punto di riferimento di un percorso dei Borboni in Campania. Se noi guardiamo le regge borboniche, io lo ricordo sempre, noi a Napoli abbiamo Palazzo Reale, abbiamo Capodimonte, ma poi se usciamo da Napoli arriviamo a Portici, con la reggia di Portici, e poi arriviamo al Palazzo di Caserta, a Salleucio, a Calditelli. Per rimettere insieme questi percorsi che sono legati al periodo borbonico e rileggerli in una logica che non è solamente una logica di conservazione, ma anche di innovazione, di visione industriale, di visione sociale, che hanno contraddistinto questi luoghi in quell'epoca, ha un senso importante e potrebbe essere anche una chiave di lettura per legare oggi Napoli e Caserta, il napoletano e il casertano, che storicamente sono diciamo, dei luoghi che avevano un legame forte. Prendere questo legame e rielaborare in una visione contemporanea e futura può essere un'idea, dal mio punto di vista, vincente.